cominciamo con il nostro amico Lumière, perché, e questa è una bellissima data, il famoso 28 dicembre 1895 a Parigi si è fatta la prima proiezione al mondo, che adesso noi vedremo, che tutti lo sappiamo, ma pochi hanno vista. Quando c'è stata la prima proiezione al mondo c'era un signore che si chiamava Georges Méliès, che è l'inventore di tutti gli effetti speciali che si vedono al mondo. Da lui è partito l'effetto speciale, per cui è sempre 1895, non dal digitale. E questo signore, pensate, che di professione, Georges Méliès, faceva l'illusionista, e c'è quel bellissimo film di Martin Scorsese, che è Hugo Gabret, che ce lo racconta in parte. Ecco, questa è la prima proiezione fatta al mondo. Quella sala famosa, sono scappati quasi tutti perché hanno visto arrivare sto treno addosso, dice, oddio, e sono scappati tutti. E da come si dice che è un grande successo, non ebbe un grande successo la prima proiezione. E questo è uno dei primi film a colori della storia. Storia dietro questo signore qua, che è stato veramente la magia del cinema, sia come effetti speciali che anche come tipo di colorazione, prima che arrivasse il colore.